meno corse, meno dipendenti e meno servizi per l'utenza. Il vicepresidente del Consiglio regionale e candidato sindaco civico per il Comune di Pescara, Domenico Pettinari, denuncia i disservizi del trasporto pubblico regionale, parlando di disastro nella gestione del servizio e attribuendo colpe a un centrodestra che si autocelebra, mentre tutto intorno cade a pezzi. Parliamo della seconda voce di bilancio di Regione Abruzzo. Il trasporto pubblico regionale è completamente in una gestione fallimentare e completamente nel caos. Qui siamo nell'area di risulta dove i mezzi continuano a uscire con le spie rosse accese, si fermano, spesso si sfasciano per strada lasciando utenti, pendolari e studenti a piedi, molte corse vengono soppresse e non c'è una tempestiva comunicazione. Vediamo utenti che rimangono anche ore e ore sotto la fermata ad aspettare che arrivi l'autobus che poi non arriverà. Abbiamo barriere architettoniche ancora, tantissimi non possono accedere a diverse strutture nell'area di risulta, completamente nel caos, manca la segnaletica orizzontale, mancano anche in un sistema di illuminazione molto scura di notte questa strada, e quindi noi chiediamo naturalmente di invertire completamente la rotta. Regione Abruzzo deve far funzionare il trasporto pubblico regionale, non è possibile uscire con mezzi sporchi, mezzi che non garantiscono il servizio, le strade pericolosissime nella città di Pescara, la biglietteria addirittura nei giorni festivi è chiusa e quindi tanti utenti sono costretti a rinunciare ad acquistare biglietti di lunga percorrenza. Ecco, io mi auguro che presto ci sia un sindaco a Pescara che ami davvero questa città, che possa riqualificare anche quest'area di risulta, perché questa è un'area non accogliente, non attraente ma è respingente. Qui ci sono anche situazioni di estremo pericolo e sicurezza per gli utenti, soprattutto nelle ore notturne. C'è una stazione della polizia locale che sembrerebbe non funzionare più. Qui ci serve anche un grande controllo sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico. Accanto a Pettinari anche alcuni dipendenti del trasporto pubblico e Alex Orlandi, segretario regionale di Orsa Trasporti, che aggiunge ulteriori dettagli. La grossa carenza di personale dipendente di TUO è un'emergenza, una vera e propria emergenza. Al personale gli viene richiesto di fare turni estenuanti di lavoro straordinario, il personale esasperato non ce la fa più. Vorrei ricordare quanto è importante la correlazione tra recupero psicofisico e sicurezza sul posto di lavoro. Solo negli ultimi 2 mesi nel tratto gestito da TUO delle ferrovie sono saltate oltre 100 corse proprio per carenza di personale. È il momento di assumersi le proprie responsabilità e cambiare regime. Come non citare Viale Marconi, le condizioni del mando stradale e la corsia preferenziale che va da Rampigna alla chiesa di San Cetteo. Corsia preferenziale ad uso promiscuo per gli autobus e i velocipedi. La riteniamo totalmente insicura e assolutamente pericolosa. Non persistono i presupposti minimi per la convivenza dei due mezzi. Abbiamo fatto un esposto al Comune, al Prefetto e alla Procura della Repubblica. Abbiamo bisogno di risposte certe, concrete e soprattutto immediate dalle istituzioni e dagli organi dirigenziali di TUO.